Ciao, come stai? Oggi in questo video voglio parlarti di un modo semplice e facile di controllare la tua salute. Ti darò degli strumenti molto intuitivi che puoi mettere subito in pratica per monitorare i livelli di zucchero nel sangue. Perché sappiamo che se hai troppo zucchero nel sangue ci possono essere delle conseguenze molto negative per la tua salute. Sì, lo conosciamo tutti, il diabete e la sindrome prediabetica, ma potresti soffrire anche in questo momento di tanti disturbi, di tante difficoltà che abbassano la qualità della tua vita proprio perché non controlli la glicemia. Andiamo allora insieme a vedere 10 segni da controllare se hai i livelli di zucchero nel sangue troppo alti e poi alla fine del video andiamo anche a discutere di come fare per controllarli e gestirli nel modo migliore. Alma Fisio, curare, non trattare. Avere dei livelli stabili di glicemia è essenziale per la salute. Purtroppo però sembra essere proprio il problema numero uno nella dieta occidentale moderna, nella dieta italiana. Bisognerebbe insegnarlo anche ai bambini. Ed è per questo che ti invito a mettere un pollice in su, iscriverti al canale e condividere questo video, perché tanti segnali di cui parleremo sono ormai diffusissimi tra la popolazione e a volte passano inosservati. È importante che ci sia una quantità adeguata di zucchero nel sangue, perché lo zucchero è la fonte numero uno di energia nelle cellule. E infatti ci sono delle molecole che permettono allo zucchero di entrare nelle cellule, in particolare un ormone, l'insulina. Quando mangi, quando fai un pasto abbondante, ma a volte anche quando sei stressato, hai degli sbilanciamenti ormonali, i livelli di zucchero nel sangue aumentano, si libera insulina e questa fa da tramite, fa come da chiave di volta per aprire la porta e far entrare lo zucchero dal sangue dentro le cellule. In questo modo lo zucchero può essere utilizzato come energia e permetterti di andare avanti nella giornata. Quando però le cellule perdono la sensibilità all'insulina, il che significa che l'insulina non apre più la porta, non ha più un effetto positivo sulla cellula, e questo si chiama in termine tecnico resistenza all'insulina. Se vuoi approfondirlo c'è un video e puoi trovarlo cliccando qui in alto. E nei casi in cui mangi troppo, ci sono troppi zuccheri nel sangue, ecco, in queste due condizioni, resistenza all'insulina o eccesso di zuccheri nel sangue dopo un pasto abbondante, quello che succede è che il tuo corpo non riesce più a far entrare lo zucchero nelle cellule, ma lo trasforma in grasso. In grasso che poi può portare a conseguenze molto negative, dal fegato grasso, dal diabete, dal grasso viscerale. Ma la cosa peggiore è che questo grasso produce le citochine che sono alla base dell'infiammazione sistemica, ovvero quell'infiammazione che colpisce tutto il tuo corpo, portandoti a voi avere tutte queste conseguenze di cui parliamo adesso. Al numero 10, un segno molto comune e molto caratteristico che sono sicuro avrai provato anche tu: la necessità di urinare frequentemente. Il motivo è che tutto questo zucchero nel sangue deve in qualche modo essere espulso, perché sennò è dannoso. In questo modo allora i reni vengono messi alla prova e lavorano in maniera eccezionale proprio per buttarne fuori la quantità maggiore. La conseguenza è appunto un sovraccarico dei reni e a volte anche la tendenza ad avere infiammazioni o infezioni più frequenti proprio alle vie urinarie. Nei casi peggiori, nelle situazioni di diabete conclamato, è la stessa urina addirittura, pensa, ad essere dolce, ad essere zuccherata. Infatti, prima dell'avvento della medicina moderna, i medici, per diagnosticare un problema di diabete, andavano a controllare se gli animaletti, se gli insetti andassero a bere l'urina che tu facevi. Ma una cosa che ti può succedere è proprio quella, dopo un pasto abbondante, dopo una cena, quella di svegliarti frequentemente proprio per andare in bagno a fare la pipì. Il nono segno, che è strettamente collegato a quello di fare tanta pipì, è quello di avere una sete costante. Proprio perché il tuo corpo deve buttare fuori tutto quello zucchero e continui a urinare frequentemente, di conseguenza anche la sete verrà da sé.
avrai dei livelli di liquidi sempre più bassi, andrai incontro a disidratazione ed è per questo che sentirai sete e tenderai a bere di più. Questo è molto positivo se bevi tanta acqua, proprio per bilanciare questa perdita di liquidi. Non fare l'errore però di bere o bevande zuccherate o ancora peggio bevande alcoliche. L'abbiamo provato tutti dopo una serata con gli amici in cui bevi una, due o tre birre o qualche bicchiere alcolico di più. Come notiamo che più bevi e più senti sete? Non sono bevande dissetanti, proprio perché l'alcol si comporta come lo zucchero, o per esempio le bevande appunto comune tra i giovani sono di per sé molto zuccherate, ma ti portano invece a urinare più frequentemente, a avere sempre più sete e a metterti ad alto rischio di disidratazione, che oggi è un problema molto comune specialmente negli anziani. L'ottavo segno, questo molto importante e molto utile per chi ancora lavora, è quello di fare fatica a concentrarti. Il motivo è che i livelli alti di zucchero liberano l'insulina e l'insulina inibisce altri ormoni che normalmente attivano la nostra mente, come la serotonina o la dopamina per esempio. Ti sarà sicuramente successo che se fai a pranzo un pasto abbondante, pieno di zuccheri, finirai poi per avere una fatica, una stanchezza, una sonnolenza enorme proprio dopo pranzo. Il motivo appunto è che il tuo corpo deve preoccuparsi di gestire ed eliminare quello zucchero. È impegnato in quello. Per quello spegne tutte le attività extra, spegne la tua capacità di focalizzarti su altre cose. Non metterti mai, mai una riunione alle 2 o alle 3 se sei abituato a mangiare troppo a pranzo. Il settimo segno da monitorare è la difficoltà nella digestione. Un addome gonfio, una pancia gonfia, la difficoltà a digerire dopo un pasto o un'aria frequente sono tutti sintomi che potresti avere un eccesso, un elevato livello di zucchero nel sangue. Ti interesserà sapere che ciò che mangi ha un impatto diretto sulla tua flora intestinale e questa flora intestinale comunica direttamente col tuo cervello. Lo chiamano infatti il secondo cervello. Quando tu la nutri nel modo corretto, con le fibre, nella verdura, nella frutta, lei produce ormoni positivi, influenza il tuo stato di umore e anche la tua energia quotidiana. Se invece gli dai solo degli zuccheri semplici, ti metti a rischio di soffrire di depressione, di bassa energia e di tutti quei sintomi di cattiva digestione come la pancia gonfia, l'aria intestinale o anche un eccesso e una fatica nel digerire dopo un pasto. Se vuoi approfondire tutti i motivi di una pancia gonfia ti invito a vedere il mio video cliccando qui in alto. Il sesto sintomo, avere una fame costante. Forse il problema più grande, specialmente per chi vuole perdere peso. Ebbene, se i tuoi livelli di zucchero nel sangue sono sempre alti, c'è questo paradosso. Continui a mangiare, ma hai sempre fame. Proprio perché questo zucchero, invece di passare dal sangue alle cellule, rimane nel sangue e viene buttato fuori attraverso le urine, non arriverai mai ad avere energia dove ti interessa e avrai sempre fame. Il tuo corpo ti chiederà sempre di più. Il risultato è che mangerai, trasformerai questo zucchero in grasso e ingrasserai e depositerai un sacco di grasso proprio nella pancia e nei visceri, senza mai dimagrire, senza mai avere energia, senza mai costruire massa muscolare. Nelle situazioni più avanzate, tu pensa, il tuo organismo va a ricavare energia dai tuoi muscoli e dalle tue ossa, finendo poi con questo paradosso che spesso si vede nelle persone diabetiche, in cui c'è una pancia molto sviluppata, un grasso viscerale molto sviluppato, ma delle gambe e delle braccia molto sottili e molto esili. Il quinto segno, e questo è un problema che vediamo spesso anche nei bambini, è una facilità eccessiva a sviluppare infezioni in quasi tutto il corpo. Da una bambina a una donna che può soffrire di candida e di cistiti ricorrenti, a una persona che potrebbe avere problemi di funghi ai piedi che non vanno via. I batteri, i virus, i parassiti si nutrono di zucchero e crescono molto più facilmente in un ambiente ricco di questa sostanza. Per questo potresti avere problemi alla pelle ricorrenti,
che non vanno via neanche con le creme, per questo fai fatica a debellare i funghi ai piedi, o la tua candida si riproduce spesso e frequentemente ogni mese. Il quarto segno sono i problemi della pelle. La pelle che per tanti è considerata la cartina, il tornasole del tuo intestino. Ciò che mangi influenza direttamente anche ciò che esponi all'esterno, la tua pelle. E spesso la prima a soffrire di una carenza, di una mancanza o di uno sbilanciamento ormonale è proprio questo organismo che è all'estremità del nostro corpo. Se soffri di forfora, di squamazione, se i talloni sono spesso tagliati, se hai dei rossori, dei cambiamenti del colore della pelle o ti prude in generale, potrebbe proprio essere un segno di alti livelli di zucchero nel sangue. E non dimenticare che la glicemia alta porta a un invecchiamento precoce. E la prima cosa che vedrai è proprio un decadimento della tua pelle. Il terzo segno, particolarmente comune anche dopo una certa età, è quello di soffrire di dolori muscolari frequenti. Proprio perché queste cellule muscolari hanno bisogno di energia, che però non viene passata dal sangue perché lo zucchero rimane all'interno del vaso sanguigno, potresti soffrire di mancanza di forza e di dolori legati anche a problemi muscolari, articolari e nervosi. Anche i nervi stessi possono subire dei danni da un eccesso di zucchero nel sangue, da un diabete ormai marcato. E la neuropatia è forse l'effetto secondario più preoccupante per una persona che ha il diabete. Lo zucchero interferisce con la corretta funzionalità dei nervi, portandoli a infiammarsi, originandoti del dolore che non per forza è fisico, ma è dovuto all'infiammazione del nervo stesso. Il secondo segno lo vedrai a livello del tuo viso, del tuo naso e della tua faccia. Da una parte le gengive, un problema di gengive frequentemente sanguinanti, quella che si chiama parodontite, e a livello delle vie respiratorie potresti avere un eccesso di muco, un eccesso di infezione e di raffreddore. Proprio perché lo zucchero alimenta batteri e microrganismi patogeni esterni, è molto facile che soffrirai di carie, di sanguinamenti e di sofferenza nella bocca. Ed è molto facile che svilupperai del muco in eccesso e delle infezioni costanti, cosa che non per forza è dovuta ai periodi invernali ma dal freddo. La tua alimentazione influenza la salute della tua bocca e del tuo naso, ed è per questo che devi controllare il livello se vuoi stare bene. E per finire al primo posto è proprio il grasso, l'eccesso di grasso, di adiposità, proprio dove non ci piace averla, a livello dell'intestino, a livello dei visceri. L'eccesso di grasso viscerale è la caratteristica numero uno che ci dimostra che probabilmente avrai problemi cardiovascolari, come un infarto o un ictus, o comunque avrai problemi di salute come cancro o malattie degenerative. Dobbiamo assolutamente ridurre quindi il grasso viscerale, devi farlo, e se ne hai in eccesso probabilmente perché hai dei livelli di zucchero nel sangue troppo alti. Ma avendo adesso tu chiari i segni che il tuo corpo ti sta dando per dimostrarti che le cose non vanno così tanto bene come credi ma stanno andando male, che cosa puoi fare subito per gestire la cosa in modo migliore? Ti do tre indicazioni semplici. La prima, il digiuno intermittente. Vai a vederti pure il video, clicca qui in alto. Può aiutarti a controllare l'insulina e abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Che cosa significa? Aumentare il tempo di digiuno tra la cena e la colazione. Magari fai la colazione alle 9 invece che alle 7, poi alle 10, poi alle 11. Aumenta questo spazio in modo tale da permettere al tuo corpo di abbassare lo zucchero, di resettare e ripartire da zero. Stai attento però a non fare l'errore che quando fai il digiuno intermittente poi però nei pranzi continui a fare degli eccessi di zucchero, continui a seguire una dieta sbagliata, perché comunque questo è controproducente. La seconda cosa da fare è esercizio ad alta intensità, esercizio con pesi, esercizio che va bene a tutti, dai bambini di 8 anni alle signore di 90 anni. Ti assicuro che non ci sono rischi a sollevare i pesi se lo fai in maniera graduale, progressiva, magari seguito da un personal trainer o da un fisioterapista competente. Anche in questo caso vai a vederti il video, ho fatto 7 esercizi facili che possono fare tutti con qualche pesetto in maniera progressiva
per iniziare a trasformare la tua sensibilità, per far diventare le tue cellule più sensibili allo zucchero. Perché quando fai esercizio fisico, il muscolo aumenta e richiama a sé nutrienti, richiama a sé zucchero, che quindi viene tolto dal flusso sanguigno. E il terzo consiglio che ti do, questo da un punto di vista alimentare, è di modificare la tua dieta e aumentare enormemente la quantità di fibre. Anche in questo caso ne ho già parlato in un video dedicato, vai a guardartelo. Ma la carenza numero uno nella dieta occidentale è quella di fibre. Dobbiamo iniziare a mangiare più fibre nella frutta, nella verdura, nei cereali integrali, nei legumi, in tutti quegli alimenti di origine vegetale in cui la fibra è la parte essenziale. Smettila di togliere la buccia alle patate, alla mela o di continuare a raffinare i cibi. Mangiali così come sono, perché le fibre all'interno, anche se non hanno sapore o forse sono un po' amare, in realtà stanno alimentando il tuo microbiota e ti fanno benissimo. Non mi resta che concludere invitandoti ancora una volta a mettere un pollice in su, iscriverti al canale e condividere il video, perché ragazzi, i problemi di gestione della glicemia ormai sono quotidiani, ce li abbiamo un po' tutti, per cui impariamo tutti insieme a controllare questi aspetti e avremo tutti una vita più sana. Ciao e grazie!